Ia. Da. Aici e podul, avem trapa care se deschide sus. Sunt de avut mai rușine. Da, se deschide trapa. Come mai vi fate così tutte truccate per le sette? Tu ti truccate per le sette. Che se qua che ti ci vedi? Maria è qui? No. Giardino dei Ciliegi perché è una riflessione, diciamo, su diversi temi, è una specie di cipolla da sbucciare piano piano, che va dal senso della trasformazione, diciamo, generale dell'essere umano, della storia, va a un discorso sociale, com'è appunto la trasformazione di una società in cui le classi si succedono l'una all'altra e quindi anche il discorso sulla proprietà, eccetera. E è un discorso invece più esistenziale in cui c'è una discussione profonda sul senso dell'esistenza e sul tempo che abbiamo a disposizione per esistere e quanto impieghiamo di questo tempo per la comprensione di questa esistenza. In qualche modo il modo con cui ciascuno di noi è un giardino dei ciliegi che prima o poi verrà tagliato anche per dei motivi temporali, diciamo, e quindi come salvaguardare la radice di questo giardino. E ho proposto volta per volta di lavorare su alcune di queste strutture, che ciascuna delle quali aveva un titolo e un tema che avevamo dato con Stefano Geraci, e gli attori hanno fatto delle proposte di azioni, delle proposte di situazioni, all'interno dell'idea generale che è questo spazio vuoto, una specie di deserto di fiori di ciliegio, in cui gli attori arrivano, i personaggi arrivano semplicemente armati di valigie, che sono il senso dell'arrivare e il senso del partire. È uno spazio in cui la definizione di casa, la definizione di stanza dei bambini sono soltanto legati alle parole e non sono, diciamo, costruiti dal punto di vista della scenografia. Quindi anche la scenografia è un luogo di passaggio. C'è questo ponte che attraversa la platea e con il qua che rappresenta anche il viale che attraversa il giardino dei ciliegi. E dal punto di vista anche della direzione teatrale, i ciliegi sono gli spettatori.